Siamo con Raimondo Sirotti, artista e attualmente presidente dell'Accademia di Acustica di Genova. E io vorrei sapere innanzitutto un po' qualcosa del suo percorso di formazione artistica, cioè da quando proprio ha cominciato dagli inizi fino a quando si è reso conto che voleva farne una professione, che voleva farlo per la vita. L'inizio è stato un po' diverso, nel senso che per ragioni anche familiari forse, mio padre mi aveva iscritto a ragioneria, anche perché c'era già mio fratello che frequentava il liceo artistico, quindi poteva sembrare un po' esagerato che dei due figli, tutti e due, volessero fare gli artisti. Fortunatamente poi l'incontro con un docente di lettere, sempre lì al Tortelli dove ero stato iscritto, mi ha visto disegnare, ha visto le mie cose, quindi ha convinto mio padre, ma non ce n'è stato bisogno neanche di insistere troppo, perché devo dire che mio padre è stato veramente comprensivo in questo, e quindi poi sono andato al liceo artistico. Io credo che la scuola, giustamente i programmi, i docenti, tutto benissimo. Ma è la voglia quasi rabbiosa di chi ha intenzione poi di fare un certo tipo di lavoro, di cercarsi le solidarietà giuste nei docenti e nei compagni. E quindi quei compagni poi ci si monta a vicenda, si dice va, facciamo questo, e quindi lievita la voglia, lievita il voler proprio perseguire questo obiettivo. E bisogna farlo, come dicevo prima, quasi con rabbia, nel senso che bisogna essere convinti, non avere indecisioni, faccio l'architetto, faccio questo, bisogna essere convinti e farsi prendere dalla pittura, o forse la pittura che ci prende fin dalla nascita, non lo so, può darsi che sia già un germe all'interno di noi. Già oggi, una persona che decide di fare l'artista, di dedicarsi al mondo dell'arte o della musica o comunque di fare quel tipo di percorso lì è vista un po' come un outsider. Allora, come eravate visti dalla generazione precedente? Come ribelli, non so. Beh, un po' strani, un po' strano, perché l'artista è sempre stato visto un po' come qualche cosa. Guardi, le dico questo: quando io ho fatto per anni il sindaco di Bogliasco, i giornali, parlando di me, scrivevano il sindaco pittore, mentre se un sindaco è un geometra o un ingegnere, o un ragioniere, non scrivono il sindaco geometra, il sindaco ragioniere. Quindi questo dà un po' la misura del fatto che un artista possa essere considerato qualche cosa fuori dal normale, ma forse anche merito o colpa dell'artista che vuole essere qualche cosa fuori da certi schemi, da certe, vuole insomma il dipingere. Per me il fatto di vivere al cavalletto i momenti che ho già vissuto stamattina stesso, sono dovuti sicuramente a una voglia a una come un liberare dei sentimenti, un liberare delle voglie, no? Quindi è una voglia di libertà poi alla fine. Lei ha detto che nel suo percorso poi è andato a Milano, come molti di Genova, poi, e che quando era lì gli altri guardavano i suoi quadri e le dicevano: beh, si vede che sei ligure. Volevo che mi spiegasse un po' questa Sì. cosa. Dunque io sono andato appunto a Milano perché ritenevo che Milano in quel momento fosse veramente, altri compagni di scuola mi avevano preceduto, quindi li ho raggiunti. Milano non lo ritenevo solo io, era sicuramente in Europa una delle città più vive di fermenti artistici che gravitavano intorno a Brera, e c'era veramente un dibattito dialettico apertissimo, per esempio, fra la forma geometrica e la non forma. C'era tutto questo dibattito che era veramente di qualcosa di profondo, e quindi mi sono orientato per mio essere verso la parte invece non forma, che poi è l'informale, no? E facendo l'informale chiaramente si fanno dei gesti, si fa sul colore, eccetera. E proprio facendo l'informale veniva fuori questa mia natura che si è formata, come siamo tutti condizionati dagli ambienti, e qui c'è un condizionamento dei luoghi, dei climi, che anche se lei fa una pennellata di bianco, si sente che è una pennellata fatta da uno che ha assorbito certi
certi climi che sono i nostri. È una cosa in effetti che è molto forte negli artisti liguri, cioè sia in quelli che decidono di rimanere a vivere di qua, sia in quelli che si spostano e vivono altrove, finiscono poi sempre per parlare della Liguria. Sì. Ora mi viene in mente la scuola cantautorale genovese, che è un'altra cosa, però anche loro comunque lo sentivano proprio dentro. Sì. Come mai questa cosa così forte nei liguri? Ma credo, come dicevo prima, che noi siamo tutti questi, non solo i liguri, condizionati dall'esterno, no? Quindi il contesto è quello che ci fa nascere, che ci fa crescere, che ci condiziona. E credo che questo sapore della luce nostra sia veramente qualcosa di penetrante, che ci condiziona sempre. E quindi, giustamente, lei ricordava i cantautori, sicuramente c'è questo anche presso di loro. Io volevo sapere come nascono le sue opere. Dunque, io ho un processo, come dire, mentale ormai acquisito, che deriva dal fatto di una pratica che si fa nel lavoro. Cioè, io adesso quando mi pongo davanti a un albero, evidentemente, anche senza rendermene conto, il processo formativo dell'immagine è già dentro di me. Quindi cosa vuol dire questo? Che io vedo già l'albero come lo farò, e quindi c'è un rapporto proprio di selezione dell'immagine in questo senso. Questo fatto della, perché ho detto l'albero? Perché io, avendo fatto tutta l'esperienza informale, mi sono poi avvicinato all'albero, alla natura, perché chiaramente poi, rimpastando sempre il concetto informale, avevo il terrore vero di farmi un'accademia di quel lavoro. Se c'è un lavoro che non può essere accademico, è quello dell'informale, perché capirei già di più un artista geometrico, che quindi va avanti. L'informale, che è tutto basato, la pittura informale si fa nel farsi, e quindi è tutto un gesto, è un attimo, è un momento, non poteva quindi ridursi a ripetersi, no? Proprio sarebbe stata la fine. Quindi questo avvicinamento alla natura è stato il mio scampato pericolo rispetto a quei problemi che dicevo prima. Quindi la natura mi ha offerto la possibilità di inventare cose nuove, perché se la inventa prima di me la natura, utilizzando la mia esperienza informale. Quindi i quadri che faccio adesso sono dei quadri di natura, ma con la tecnica informale. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando mi pongo di fronte a delle cose, non ragiono soltanto su delle immagini che ho visto, addirittura faccio degli appunti, lavoro su degli appunti, lavoro anche spesso su delle fotografie. È chiaro che poi, quando vado sulla tela in studio grande sul cavalletto, devo lavorare su quelle cose, ma sulla memoria di quelle cose, perché sennò diventerebbero dei banali ingrandimenti di una cosa piccola. Lei ha insegnato per moltissimi anni e comunque rimane vicino agli allievi nel ruolo che riveste. Qual è la cosa più importante che ha insegnato ai suoi studenti? Che cosa ha tratto da loro in tutti questi anni di continua vicinanza? Io credo che una delle doti più autentiche che ci siano utilissime per un docente siano quelle dell'onestà intellettuale. Cosa intendo quando dico intellettuale? Io ho visto docenti, anche artisti bravi, per esempio partire una docenza da uno che cominciava a lavorare, non so, facendo il Pollock scimmiottato, no? Ma questo magari al momento dà un po' di emozione, dà un po' di divertimento, ma non insegna. Io ho sempre detto ai giovani: guardate, l'esercizio quotidiano mi consenta una frase un po' sorpassata: il saper disegnare, il saper dipingere, saperlo fare è il lascia passare per ogni tipo di libertà, perché se quando uno ha tutti gli strumenti decide di fare una certa cosa, lo fa con coscienza e sa che è una scelta.
Se invece parte con una certa, come dicevo prima, limitazione nel fare le cose, è chiaro che quella strada è l'unica che ha, e quindi non potrà più cambiare, non sarà più libero di decidere quello che vuol fare.